sono Laura Zagordi, sono il direttore della Scuola di Cinema e Televisione di Milano. Stiamo collaborando con il Festival su una presentazione di film delle scuole europee. Siamo una scuola civica, quindi la nostra principale sostenitore è il Comune di Milano, per questo siamo un'istituzione pubblica e come tale dobbiamo giustamente dare delle risposte ai bisogni e nello stesso tempo non raccontare frottole per vendere i corsi. Il nostro motto ormai da anni è imparare facendo. La formazione teorica è fondamentale, è importantissima, ma bisogna verificare questa facendo le cose, facendo i prodotti, facendo delle sperimentazioni, facendo anche dei filmati che poi buttiamo nel cestino. L'importante è imparare facendo le cose. Ogni tanto, per fortuna, non buttiamo tutti i filmati nel cestino, questo è un dato fondamentale, perché in realtà la formazione nei 3 anni è talmente importante che vengono fuori film, documentari, cortometraggi, prodotti di animazioni che partecipano ai festival, che vincono, che anche se non vincono partecipano con grande onore e soprattutto che danno ai nostri studenti la possibilità poi di entrare nel mondo del lavoro. I droidi Fitter 3D rappresentano il più alto risultato della tecnologia robotica. Stando a stretto contatto con gli uomini, potrebbero diventare più umani degli umani. Abbiamo qui stasera i registi del film Schützen im Wir Anderen, okay? Che è stato tradotto come titolo internazionale in Shifting the Blame, che vorrebbe dire dare la colpa agli altri, diciamo. I due ospiti sono Lars Gunnar Lotz, che è regista del film, e Matthias Drescher, che invece è produttore. What is real is, or mostly real, is how they run the project. You know, how the social workers are living with the criminals, the rules, the rounds where they are standing and criticizing. This is we took from this real project. But the story that a criminal is coming into this project and meets his victim, and she's the social worker, this is fiction. Che la maggior parte delle vicende narrate del film sono reali, ma diciamo che è il contesto che è reale, nel senso che loro si sono riferiti a questa comunità che esiste realmente, quindi a come loro organizzano il loro progetto, alle regole che ci sono, ad esempio quando si vede nel film le persone che stanno in cerchio con la persona in mezzo che parla delle sue esperienze, dice che queste vengono tutte prese comunque dall'esperienza reale di questo progetto. Però dice che la storia del criminale che incontra la propria vittima in questa comunità, quello è interamente funzionale, insomma non è preso da una questione reale. You have to know it is a diploma of Lars Gunnar Lotz, and for our company the first feature movie, and we are a very young company, and it's not plannable, you know what I mean, but we had in mind that our plan was to go to the festivals at first. And the second was a small start, a theatrical release. Internationally, the audience loved the movie too. We were in Brazil, in Canada, in Greece, in Switzerland, now in Italy. And that's great that the audience is deeply moved by the movie. The theatrical release in Germany, we are in 16 cinemas, art house cinemas, and in some cities
it is very successful, for example, in Berlin and in Stuttgart and in big cities. And in the region, and not in, in smaller cities, the audience is not so deeply moved, I think. Lars ha appena finito il diploma della scuola di cinema e anche la loro compagnia, diciamo, che ha fatto questo film è molto giovane, perché è il primo film anche per loro. Dice che per i festival è stato portato, hanno fatto un tour per vari festival, dice che è stato molto lungo e molto soddisfacente. Dice che la audience, il pubblico dei festival ha amato molto questo film, sia in Germania che internazionalmente. Dice che sono stati in Brasile, in Grecia, in Svizzera, adesso in Italia, in Canada, e che da poco ha avuto anche un'uscita nelle sale cinematografiche in Germania, è stato distribuito in 16 copie. E dice che a Berlino, ad esempio, è andato benissimo, a Stoccarda è andato benissimo, e che in generale nei centri urbani è andato molto bene. Dice che nei centri minori, fuori dalle città, è andato un po' meno bene il film, ma cose nello stesso, insomma.